Sono molto grato in ordine alfabetico a Giuliano Amato e a Massimo D'Alema di aver accettato l'invito a discutere del mio libro, in realtà più che del mio libro, a discutere di Bobbio e Sartori e che cosa hanno dato a questo paese in termini di capacità analitiche, in termini di impostazione dei problemi, come analizzarli, come discuterli a fondo, come qualche volta anche cercare di risolverli. Una lezione che non era soltanto di tipo filosofico, politico o di tipo politologico, ma una lezione che era anche di, lo dirò con la parola più forte possibile, di etica politica, perché questo si dimentica troppo spesso, mentre invece basta leggere, cosa che non mi pare essere lo sport preferito dagli italiani in questo periodo, ma basta leggere quello che hanno scritto per rendersi conto che c'è una passione civile in questi scritti, naturalmente con il tipo di impostazione che derivava dalle due personalità, forse scherzando potrei dire dalle due regioni nelle quali erano vissuti, però c'è una passione civile che naturalmente è uno dei contributi. Chi li ha conosciuti probabilmente sa che questo era qualcosa che in un certo senso era innato, non era costruito, non era artificiale, dipendeva da come si erano formati come studiosi e da come intendevano trasmettere il loro messaggio sia di tipo scientifico sia di tipo in senso importante e buono dell'espressione politico. Io so da tempo immemorabile, scherzando posso dirlo, perché i due discussant di oggi leggono libri. Massimo D'Alema non se lo ricorderà, ma presentò un mio libro nel lontano 1990, intitolato L'opposizione, e con mia grande sorpresa Massimo D'Alema aveva letto il libro. Lo dico non perché Massimo D'Alema, perché di solito c'è un sacco di interlocutori che accettano di presentare libri che poi non leggono e cercano di non essere i primi a parlare, si posizionano e poi dicono alcune cose. Invece D'Alema aveva letto il libro, era abbastanza importante dal punto di vista di come si fa l'opposizione, e che è qualcosa che probabilmente la sinistra continua a non aver imparato fino in fondo. Giuliano Amato invece per lo più sta al governo, e peraltro anche lui con alti e bassi di potere politico, ma sta al governo. Ma anche Giuliano legge libri, lo so, ricevo spesso anche commenti puntuti su alcune delle cose che ha letto, che qualche volta io gli mando per fargli leggere o ottenere i suoi commenti. Farò tre domande. Se hai letto un libro recente dopo. Io non leggo libri di solito, non li faccio leggere da qualcuno che dice raccontami cosa hanno scritto. Vorrei impostare la discussione intorno a tre domande, però non le faccio tutte nel colpo solo. E quindi la prima che farei è una domanda di tipo diciamo personale, di rapporti fra persone che si stimano, che si conoscono, e quindi come Giuliano e come Massimo hanno conosciuto Bobbio e Sartori, cioè le impressioni personali. Che tipo di studiosi, che tipo di uomini, che tipo di, non so se posso dirlo, di italiani erano Bobbio e Sartori. Faccio la domanda in ordine alfabetico. Sì. Sarà l'età, ma io non mi ricordo quando li conobbi, non me lo ricordo proprio più. Si perde in anni molto lontani. Di sicuro conobbi prima Bobbio, perché rientrava nelle discipline giuridiche che io studiavo, e conobbi Vanni dopo perché ci conoscemmo e prendemmo a frequentarci molto più facilmente di quanto non accadesse con Bobbio, che se ne stava là a Torino. E ho avuto con i due un rapporto molto diverso, presumo non diversamente da te, a leggerti attraverso questo libro, che nelle due parti è molto diverso, perché nella prima parte tu parli di Bobbio, ne illustri con rispetto quello che ha fatto dall'inizio alla fine. Dopo dialoghi con Vanni nella seconda parte, è del tutto asimmetrica rispetto alla prima. Non resisti all'idea di presentarlo in ciò che ha scritto, ma ti ci infili dentro. E ogni capitolo, che tratta temi che lui aveva trattato alla grande, in realtà parla di lui e di te.
siete entrambi a parlare, quindi si coglie qui che nonostante la divertente simmetria che cerchi di creare nella premessa tra i due rapporti, con Bobbio ho dato due esami e con Sartori ho seguito la specializzazione, con Bobbio ho fatto il caporedattore del dizionario di politica di cui poi sono diventato condirettore, con Sartori ho fatto il caporedattore all'inizio della rivista italiana di scienza politica e poi, quindi oh, sembra tutto uguale, in realtà poi ti è accaduto che Sartori è stato parte della tua vita più di Bobbio, necessariamente, nonostante il tuo perdurante accento torinese ha finito per accadere così, Sartori è entrato nel determinare i tuoi interessi e nel sollecitare il tuo modo di trattarli, al punto che questi capitoli parlano di te quanto parlano di lui. Non è che mi è successa la stessa cosa perché io non ho avuto con Sartori la dimestichezza che hai avuto tu, però Bobbio era il maestro che io ricordo andai a Via Foppa, era, no? la sua casa a Torino, a trovarlo, e per me è sempre stato appunto il maestro. Poi ci fu una dimestichezza anche politica che mi ricordo in una occasione, era il comitato centrale nel quale il gruppetto dei giolittiani aveva deciso che si poteva tentare far votare la sfiducia al da poco eletto Craxi a favore di Giolitti. E io convogliai un po' dell'intelligenza e venne Bobbio in quella occasione, partecipò a quel comitato centrale, ecco, poi questo non c'entra, ma insomma lo dico con tutto l'affetto e la stima che ho avuto per Giolitti, quando nel silenzio generale Giolitti cominciò a parlare e dopo due minuti fece partire i suoi hem tra una parola e l'altra, no? E quindi non decollava mai perché era sempre con gli hem e gli hem, io pensai, mi sa che non ci riusciamo in effetti. Questo confermava la sua tesi che lui era un grande intellettuale e una volta ci disse a noi che lavoravamo con lui, guardate, uno come me che è costretto a fare il ministro, però si sentiva fuori posto in realtà, lui stava meglio in fondo a leggere libri, a commentarli, a scriverne, eccetera. No, comunque, ecco, Bobbio in quella occasione venne. Con Vanni io ho dei ricordi davvero felici, devo dire la verità, perché entrambi, fra l'altro lui più bravo di me in tantissime cose, ma amavamo scherzare sulle cose serie, in effetti, no? E lui, sapendo che io ero appunto frequentemente coinvolto nel tentare di fare le cose serie, anche nel dialogo ero oggetto dei suoi sfottò, erano sempre amichevoli, ma c'era sempre questa cosa che appunto voi piemontesi, io ti apprezzo che tu sei riuscita a capirlo, perché è una roba tra toscani questa qui, ecco, insomma, io sono nato a Torino, però ero cresciuto in Toscana, ero più preparato a questa cosa. Ho ricordi belli quando frequentemente andando a New York, in quella bella casa che lui aveva in una di queste due torrette di un vecchio edificio poco più in là di Colombo Circle, andavamo a trovarlo, si dava un'occhiata agli ultimi libri, si chiacchierava e poi si scendeva in una pizzeria sotto, così, vero?
insomma, io ai due, ecco, devo sicuramente cose diverse, appunto. A Bobbio parte del modo in cui ho cominciato a lavorare da giurista, perché questo è irrilevante per voi politologi, ma per noi la differenza tra le proposizioni scritte dal legislatore e le norme che poi gli applicatori ne ricavano è una differenza importante che si presta a parecchie elaborazioni. E Bobbio, che si era fatto affascinare anche dal neopositivismo, dall'analisi del linguaggio, influì molto su di me in quella prima fase. Io da Vanni Sartori ho veramente imparato tantissimo sul capire soprattutto come funzionano i sistemi democratici e la interazione. Nessuno ha scritto così bene come lui, nonostante il tema sia enorme, della interazione tra il sistema politico-partitico e il funzionamento della forma di governo. In realtà, al di là della disputa che c'è tra di noi disciplinarmente, fanno parte i partiti o meno della forma di governo, non è importante. Questo attiene a quelle classificazioni che facciamo noi, ma l'impatto che ha e la differenza tra il pluralismo polarizzato, non polarizzato, eccetera, queste cose per me valgono ancora ora, sono rimaste insuperate. E ti dirò che tu qui gli fai una critica in qualche modo legata anche al fatto del tempo, cioè sia lui sia Bobbio si sono occupati molto della democrazia, sia lui sia Bobbio hanno vissuto prima che scoppiasse questo tema, che è oggetto oggi di una letteratura infinita, in genere la crisi della democrazia, il popolo contro la democrazia, la rappresentanza, eccetera, e quindi hanno esaminato diversi difetti della democrazia, ma addirittura Bobbio era rimasto fermo alle oligarchie partitiche che soffocano la libertà del cittadino nel determinare la politica, e Vanni Sartori era l'homo videns, no? il punto. Io però, in uno scritto che secondo me tu non hai letto, eccolo qua, te l'avevo promesso, in quel volume che facemmo proprio per Vanni, intitolato La politica come scienza, pubblicato da Stefano Passigli nel 2015, il mio era intitolato seccamente Sartori e la democrazia, e in qualche modo lo difendevo dalla critica di aver avuto poi della democrazia quella nozione da liberal democratico che la fa coincidere con le procedure, perché in realtà lui, e citavo i passaggi, il tema dell'eguaglianza come componente essenziale della democrazia ce lo ha. Lui dice il liberale vede i profili procedurali, il democratico ci cerca l'eguaglianza, ma in lui c'è la composizione di entrambe, lui è un liberal democratico e quindi si avvicina al tema. Certo non arriva al punto a cui siamo oggi, ma qui forse ne parleremo dopo, cioè del tema della coesione sociale che se n'è scivolata via e che quindi ha disarticolato la societas. Però, ecco, la mia ultima conclusione su Vanni, al di là del fatto che insieme mangiavamo delle ottime pizze, è che non è giusto accomunarlo ai fautori della mera democrazia procedurale. Questo si profitta del fatto che lui era un liberal democratico, e lo era, per
negargli l'attenzione anche al profilo sostanziale dell'eguaglianza. In effetti io non ho letto Sartori e la democrazia di Giuliano Amato, non l'ho letto, non me la ricordo, e confesso, però so dove è il libro e quindi sarò in grado di ovviare presto. Massimo, vorresti dirci come hai incrociato i due, in che modo... Sì, anche se naturalmente, diciamo, per varie ragioni di appartenenze, di un pochino anche di generazione, diciamo, i miei ricordi personali sono assai più miseri. Comunque ho incontrato tutti e due. Incontrai Bobbio quando diventai segretario del Partito Democratico della Sinistra, in un momento particolarmente difficile per la sinistra italiana dopo le elezioni del 94. Proprio lo andai a trovare nella sua casa torinese due volte. Era molto preoccupato, ma tu accenni anche a questo, dello stato del paese, della sconfitta della sinistra. E facemmo due lunghe conversazioni. C'è una cosa che non ho trovato simpatica nel tuo libro, perché a più riprese un tono sprezzante verso la cultura comunista. Da parte mia. Da parte tua. È possibile. Sì. Mentre Bobbio, che fu molto severo verso la cultura comunista, non fu mai sprezzante, a differenza tua, diciamo. In questo senso era meglio lui, diciamo. Nel senso che comunque guardò sempre con rispetto, forse anche perché considerava quello che, insomma, tutto sommato i comunisti avevano dato alla democrazia italiana, nel senso di aver contribuito in modo notevole a costruirla dopo la tragedia del fascismo. E comunque lui apprezzò che dopo discussioni furono molto aspre e in una certa fase furono condotte in modo dogmatico, questo sicuramente è vero nella fase iniziale, dopo meno, lui apprezzò che ci fosse stato un certo avvicinamento dei punti di vista. Però paradossalmente, non è un paradosso, ma la preoccupazione che lo muoveva nella fase post-comunista, e questo non solo nei suoi scritti, in quello più celebre, diciamo, che ha rappresentato un punto di riferimento per tantissimi, per una generazione più giovane, diciamo, destra e sinistra, cioè che ha meritato anche un commento dell'ex segretario del Partito Democratico, rivelatore, perché... E poi ne parlerò dopo. Quale ex? Perché gli ex segretari... È un ex abbastanza recente che ha fatto danni piuttosto notevoli, diciamo, al quale anche ti riferisci in modo severo, ma qui mi trovo più consentaneo, diciamo rispetto al... Ho recuperato un po'. No, ci sono, come dire, concordanze e discordanze. Perché non sono sprezzante nei confronti della cultura comunista. Ce l'ho con quegli intellettuali verbosi che alla domanda c'è una dottrina marxista dello Stato si sono esibiti su versanti incomprensibili. Quindi con gli intellettuali... No, ma io che sono, vengo da quella, ti posso dare una risposta semplicissima. No, non c'è. Ma la critica marxiana della democrazia, tra virgolette, borghese, come forma esteriore di un sostanziale dominio di classe, mantiene degli spunti validi. Ne parleremo alla fine, diciamo. Ne parleremo alla fine. Ma, e quindi, che vuol dire che non c'è una teoria marxista, ma che il marxismo è declinante, ma Marx no. Questo è il mio punto di vista, per questo torneremo su questo. Comunque, Bobbio fu persino affettuoso, nel senso della responsabilità, che vedeva in me una persona che si gravava di una responsabilità difficile, importante per il paese, e preoccupato del fatto che la sinistra mantenesse la sua forza ideale, diciamo, non la sua carica innovatrice, insomma, la sua identità, ecco, in una fase di passaggio, di trasformazione del paese, in cui la preoccupazione era che ci fosse un arretramento della democrazia italiana. Lui fu conservatore
e ha il suo conservatorismo costituzionale, che è l'altro tema, diciamo, di diversità tra l'allievo e il maestro, nasceva con ogni evidenza dalla preoccupazione che con le norme della seconda parte della Costituzione se ne andasse anche in parte l'ispirazione della prima. Insomma, in questo direi che la sua preoccupazione di difendere un patrimonio democratico che sentiva in qualche modo minacciato nel passaggio tra la prima e la seconda Repubblica. Si può discutere il conservatorismo, io penso che sia stato sbagliato, perché penso che uno dei difetti, una delle ragioni del fallimento di questa fase della storia democratica del Paese è proprio l'assenza di un quadro di regole condivise che potesse definire in modo convincente una democrazia competitiva nel nostro Paese. Queste regole non ci sono state. A lungo vi è stata l'illusione che la legge elettorale potesse rappresentare una nuova forma costituzionale, di fatto. Questa illusione è stata disastrosa, ha avuto conseguenze disastrose. Ma questo. Quindi Bobbio è stato un riferimento fondamentale nella diversità. Io la penso proprio come lui su questo, penso che lui abbia rappresentato per il comunismo italiano un interlocutore prezioso, proprio perché non è mai stato anticomunista, ma nello stesso tempo è stato rigoroso, ecco, nella difesa di una dottrina democratica. E se alla fine quel partito, muovendo, diciamo, dallo stalinismo, è arrivato a dire la democrazia è un valore universale, questo lo si deve anche a quel non inutile dialogo con Bobbio, insomma, nel senso che lui ha avuto effettivamente un'influenza sulla cultura comunista. E ha avuto anche una notevolissima influenza sulla fine del Partito Comunista, perché nella caduta di riferimenti Bobbio ha rappresentato quell'ancoraggio a sinistra. In fondo l'unica ispirazione culturale vera della svolta occhettiana è stato l'azionismo. Purtroppo più nella forma divulgata da Repubblica che proposta da Bobbio, ma non c'è dubbio che il riferimento all'azionismo ha avuto un peso molto importante in quel passaggio, compresi gli aspetti che secondo me erano sbagliati e che hanno avuto un effetto negativo, e cioè questa idea di una democrazia dei cittadini, degli individui, contrapposta alla democrazia dei partiti, che alla lunga ha portato a quella esaltazione della società civile, eccetera, che ha prodotto alla lunga danni molto gravi. Sartori non mi ricordo come l'ho conosciuto, ma ho avuto una frequentazione molto maggiore, una grande simpatia umana. Credo in una certa misura fosse reciproca, perché fui colpito, perché quando lui ebbe quella cerimonia a Urbino, la laurea honoris, che fu una cosa in suo onore, in cui c'eravate tutti voi allievi, lui volle che fossi invitato anch'io. Con la motivazione, con la stessa motivazione che hai usato tu, diciamo, ha detto: D'Alema è un uomo politico, ma, sottolineo il ma, legge i libri. Diciamo, ecco. E quindi io ebbi l'onore di essere chiamato in una sede accademica prestigiosa insieme a diversi filoni, diciamo, alcuni più, altri meno, sì, diciamo, del suo mondo. Se ti ricordi chi c'era, da Diamanti a Pane Bianco, Calise, insomma, in questo contesto. No, Sartori da questo punto di vista invece fu un critico spietato e estremamente intelligente, direi, della rozzezza antipolitica della Seconda Repubblica. Direi che mentre Bobbio è un uomo che ha avuto passione politica, Sartori ha avuto passione per la politica come scienza proprio. Bobbio fu un uomo appassionato alla politica, certo con l'austerità di un grande intellettuale, ma non
non c'è dubbio che in lui c'era la passione politica, insomma, e la speranza che a un certo punto lo spinse anche a scendere proprio sul terreno politico, che si potesse uscire dall'anomalia italiana con la creazione di un grande partito della sinistra, ecco, in cui, come dire, la ragione dei socialisti, cioè essere per la democrazia e contro lo stalinismo, e la ragione dei comunisti, cioè essere radicati nella società italiana e rappresentare tanta parte del mondo del lavoro, queste due ragioni potessero unirsi in un grande partito della sinistra italiana. Quindi Bobbio fu, da questo punto di vista, un uomo politico, insomma, a modo suo, insomma, tentò anche di esercitare un'influenza in questa direzione. Sartori no, Sartori è stato un uomo, uno scienziato della politica, con passione civile, con spirito combattivo, un critico spietato delle sgrammaticature della Seconda Repubblica, diciamo, e purtroppo inascoltato, da questo punto di vista, ma anche, io sono d'accordo con questo, non so quanto, anch'io non ho letto il saggio di Giuliano, quanto lo appassionasse il tema dell'eguaglianza nel senso, diciamo, in questo senso bobbiano del termine, nel senso dell'eguaglianza in quanto differenza tra destra e sinistra, ma certamente, voglio dire, le cose che lui ha scritto sull'homo videns o sul conflitto di interessi, eccetera, dimostrano un'attenzione alla democrazia, cioè al rischio che la democrazia venga distorta dal peso di oligarchie economiche, eccetera, che è un'attenzione che va oltre, diciamo, il liberalismo in senso classico e conservatore, diciamo. È l'attenzione di un democratico coerente da questo punto di vista. Devo dire, sì, lui era, forse sì, aveva curiosità verso quella parte del mondo politico italiano che ha mantenuto una capacità, uno spirito critico, una visione non populistica. In fondo lui, come dire, aveva un'idea della politica in cui la democrazia dei cittadini comunque aveva bisogno della mediazione delle élite. Questa distruzione delle élite è uno dei drammi della democrazia contemporanea, perché la democrazia, contrariamente a quello che avevamo pensato tutti noi dopo l'89, e cioè che cominciasse una fase di espansione della democrazia, la democrazia si è rivelata scarsamente competitiva, sia dal punto di vista della capacità di sorreggere una politica che abbia visione, che abbia progetto, perché, diciamo, la capacità di visione delle democrazie è diventata sempre più corta, sia dal punto di vista della capacità di selezionare una classe dirigente di qualità. Quando vedo, diciamo, capo della più grande democrazia del mondo che parla, e poi sento il capo del partito comunista, della dittatura comunista cinese, insomma, avverto dolorosamente un gap di qualità che mi fa riflettere sul funzionamento di questo meccanismo, no? Cioè, questo scivolamento verso quella che con crudeltà alcuni intellettuali chiamano la cachistocrazia, è inevitabile. Quali sono i rimedi? Quali sono gli argini? È un problema che, diciamo, certamente Sartori aveva intravisto in modo. Quali sono i rimedi? Una delle ragioni, a mio giudizio, di questo scivolamento è proprio nella crisi di quei corpi intermedi che avevano un ruolo prezioso. Io capisco che, avendo in mente l'Italia della Prima Repubblica, come Bobbio aveva in mente, poteva apparire che il gravame dei partiti fosse qualcosa che soffocava, diciamo, la possibilità di una dialettica più aperta della società.
ma adesso che sono passati parecchi anni noi ci rendiamo conto come la crisi dei corpi intermedi ha eliminato una selezione, una formazione della classe dirigente e come la democrazia è diventato come un corpo senza scheletro che appare così afflosciato, diciamo, pericolosamente. Quindi le mancate promesse della democrazia con le quali ci misuriamo oggi sono in parte diverse da quelle che preoccuparono Bobbio, diciamo, molti anni fa. Siamo sempre alle prese con mancate promesse, diciamo. In parte però sono altre. Quindi questo, alcune no, perché per esempio che la democrazia debba difendersi dalle oligarchie rimane un concetto valido. Se noi pensiamo che cos'è la formazione di oligarchie a livello mondiale, nel mondo dominato dalla finanza, eccetera, ci rendiamo conto che questo... l'homo videns, l'uomo attaccato alla rete è uno sviluppo degenerativo dell'uomo videns, diciamo, perché si pongono in parte gli stessi problemi, cioè la perdita di autonomia, la perdita di cultura critica. In parte, secondo me, alcune delle tendenze negative erano state intuite da questi due grandi maestri. In parte siamo di fronte a problemi nuovi che richiederanno nuovi pensatori. Diciamo, io sono... Volgo un ruolo pratico. Grazie. Da un lato, alcune di queste cose mi fanno venire in mente alcuni episodi, li piglio brevemente perché non sono sicuro di averli scritti. Quel giorno in cui Khrushchev nell'ottobre del 64 viene defenestrato, io ero entrato al dipartimento che si chiamava Istituto di Scienza Politica e c'era un po' di fermento e abbiamo subito capito che Bobbio stava scrivendo quel famoso articolo indirizzato ad Amendola, e ora che la smettiate di tenere due partiti divisi e che facciate un partito dei lavoratori. Però pochi giorni dopo, grazie a Bobbio, io che ero il presidente dell'Associazione degli Studenti di Scienze Politiche, potei invitare Giolitti, perché Bobbio mi disse come si faceva, e quindi io raggiunsi Giolitti, e Giolitti venne a fare una conferenza a Scienze Politiche, per dire queste cose curiose di coincidenze di vario genere. Mi ricordo anche che andai a prenderlo alla stazione e Giolitti era un uomo davvero di poche parole, di pochissime parole. Cioè io cercavo, come dire, timidamente di fargli dire delle cose e in realtà le risposte erano abbastanza secche, abbastanza, come dire, pensate, senza bisogno tanto delle M, però certo c'era, come dire, non affabilità. Ecco, da questo punto di vista sia Bobbio che Pasquino come piemontesi sono più affabili di Giolitti. Giolitti era molto sulle sue. L'altra cosa che... Come? Era piemontese in fondo anche lui. Sì, certo, infatti, no. L'altra cosa che è fatto bene sottolineare è che c'era in entrambi una preoccupazione per la formazione dell'elite. Bobbio pensava che quell'elite dovessero in qualche modo venire fuori da un dibattito culturale più ampio di quello che c'era, e però era anche preoccupato dai cittadini. Infatti una delle promesse non mantenute è che la democrazia non ha fatto crescere i cittadini, che i cittadini, ci siamo tutti raccontati, che i cittadini partecipano e quindi migliorano. E invece non è successo così. Che poi questo lo dobbiamo attribuire alla democrazia, non lo so, però questa era una delle sue grandi preoccupazioni, e dal canto suo Sartori, quando scrive Homo Videns, sta dicendo qualcosa dello stesso genere, in un certo senso di più. Essere esposti alla comunicazione televisiva, ai beat e a cose del genere non migliora le conoscenze, non migliora la cultura politica, anzi in un certo senso li deprime. Bobbio continuava ad avere grande fiducia nella possibilità di suscitare un movimento a sostegno di... Qua non sono in grado di dirlo per bene, nel senso che Bobbio non credeva nell'eguaglianza assoluta, però credeva che nel contenimento, nella misura del possibile, nella riduzione delle diseguaglianze. Sartori no, Sartori rispondeva molto semplicemente che c'è un'unica eguaglianza necessaria nella democrazia di fronte alla legge, la isonomia. Però nella sua teoria della democrazia dice che la democrazia dovrebbe essere in grado di selezionare l'elite,
da questo punto non ha nessun dubbio, cioè che bisogna strutturare la competizione democratica in maniera tale che emergano le elite. Queste sono solo alcune piccole aggiunte. E adesso però continuo con questa sequenza e chiederei a Giuliano quali sono i contributi che vede nei due autori, sia come dire, precisamente per l'uno o per l'altro, ma se c'è anche una visione complessiva che in qualche modo li accomuna. Siamo di fronte a due grandi intellettuali del XX secolo, hanno dei punti di contatto nella loro analisi politica, qualcosa che possiamo recuperare, ristrutturare, riutilizzare? I punti di contatto sono quelli che attengono proprio, anche se con un limite che lo ricordava prima Massimo, l'importanza che Bobbio attribuisce al confine tra destra e sinistra, che poi è data dall'attenzione prioritaria o meno all'eguaglianza e agli strumenti per realizzarli. In fondo la domanda semplice di Bobbio sotto quella distinzione è: quanto ti importa dell'eguaglianza? Ecco, se ti importa molto sei di sinistra, se ti importa di meno sei di destra, in effetti. E siccome l'eguaglianza è un tema permanente, lui in tempi in cui, tipicamente tempi di crisi, allora se io sto perdendo la mia identità per colpa mia, tendo a dire che la mia identità in fondo non conta più niente, quindi la posso tranquillamente perdere. Ecco, in tempi in cui questo modo di travestire le proprie difficoltà stava prendendo piede, lui, ragazzi, guardate che non è così. Ora, qui c'è un'attenzione all'eguaglianza e quindi alla dialettica destra-sinistra come dialettica necessaria in un sistema democratico, che non c'è dubbio in Vanni Sartori c'è molto meno. Lui si aspetta che ci sia una dialettica nella democrazia, ma non è così focalizzato su quel punto. Questa è una differenza che conta e che va messa lì, non cancellabile. Detto questo, però, sui temi che caratterizzano la costruzione del sistema democratico, i due hanno davvero molte similitudini, perché entrambi sono partecipi dei capisaldi liberal-democratici. Uno ci arriva attraverso gli azionisti, come ricordava prima Massimo, l'altro ci arriva attraverso la propria cultura, che è più scientifica che con riferimenti a formazioni politiche. Ecco, fatto sta idea che questo che è, io ne sono fortemente convinto, il cuore della costruzione storica delle democrazie liberali, la limitazione del potere, l'esistenza di strumenti per prevenire e reprimere gli abusi del potere, il fatto che questi strumenti debbono poter essere utilizzati nei confronti del potere pubblico come nei confronti del potere privato. L'idea che in fondo in Italia è stata addirittura un alieno mai completamente digerito, che dal privato può scaturire solo la libertà, non il potere, perché se viene fuori il potere è illegittimo, perché in una democrazia il potere deve essere legittimato. E come si giustifica il potere? Questa idea ce l'hanno entrambi in realtà, e ce l'hanno fortemente. Un altro aspetto sempre della costruzione di un sistema democratico che hanno entrambi
e che ancora è abbastanza alieno alla nostra cultura continentale, diciamo, è la netta distinzione, la vera divisione dei poteri. Ce l'hanno entrambi. E quindi l'idea più common law che non continentale, che la jurisdizio esiste in quanto contraltare del gubernaculum e non è figlia del gubernaculum, mentre l'idea che il potere sia uno, che poi è la cultura assolutista, e che quel potere a un certo momento si divida, ma in fondo è lui che crea il potere giudiziario. Non a caso, scusate queste cose da, se volete, da giurista, ma insomma c'è un principio comune alle liberal democrazie che i tre grandi stati continentali chiamano stato di diritto, Italia, Francia e Germania, e che la Gran Bretagna chiama rule of law. Vogliono dire la stessa cosa, ma c'è una sfumatura profondamente diversa. La rule of law è la jurisdictio che impone al gubernaculum. E lo Stato di diritto è lo Stato che si è assoggettato alle regole del diritto, ma al fondo la legittimazione del potere ce l'ha il potere politico, governativo, per cui chi vuole dire una cosa nella sfera pubblica, se non è stato eletto, ha meno titolo. Questo è rimasto, no? È stato ripetutamente avanzato. Ecco qui, voi trovate questi due esattamente a sostenere le medesime cose. Appunto, quello che dispiace è che non abbiano fatto a tempo a vivere questa fase, appunto, perché rispetto ai temi che ora ricordavo, gli strumenti ci sono, no? La garanzia dell'assoluta autonomia e indipendenza del potere giudiziario, un forte e indipendente controllo antitrust dell'economia per contrastare il potere privato, una qualche capacità del potere di governo di intervenire su distribuzione e redistribuzione. Ma ecco, torno al punto col quale avevo chiuso prima. Ma quando, per una ragione o per l'altra, i livelli di diseguaglianza raggiungono la dimensione alla quale siamo arrivati in questi anni, e non ci facciamo ingannare dal Gini, che ogni tanto viene fuori per spiegarci che questa diseguaglianza in fondo è meno di quello che pensiamo. La diseguaglianza è forte per la semplicissima ragione che chi sta in alto è cresciuto nel patrimonio e nel reddito. Chi sta sotto, medio-basso, è diminuito e i ceti medi sono progressivamente scivolati verso il basso. No? Se poi queste distanze non sono in taluni paesi abissali, però il fatto che siano venute crescendo ha creato un fenomeno che è come il danno strutturale di un edificio. Cioè, non è che non funzionano i suoi elementi, ma sono le fondamenta che si sono venute spaccando. Cioè, ci accorgiamo che siamo in società nelle quali gli uni non riconoscono più gli altri come appartenenti alla medesima comunità. E infatti è riemerso fortissimo l'amico nemico di Carl Schmitt come schema interpretativo quotidiano dei rapporti sociali e politici. Ecco,
questo forse chi l'ha scritto nel modo più netto di tutti è Tony Judd in questi anni, ma non c'è più riconoscimento reciproco. A quel punto la democrazia come fa a funzionare? Perché, ecco, questa è la cosa non detta, una democrazia funziona se c'è una piattaforma comune comunque. Il nostro era diventato un sistema democratico effettivo quando, e qui non nel 90, ma in realtà già nel 60, il Partito Comunista aveva accettato le regole della democrazia. Quindi aveva accettato che è il Parlamento il luogo dove si forma legittimamente la volontà collettiva, riconoscendo all'altro di essere una maggioranza legittima quando conseguiva la maggioranza. Oggi è questo che viene messo a repentaglio da una pluralità di forze politiche. Appunto, il paradosso, questo, permettimi di dire questo perché lo penso, che siccome nella maggior parte dei nostri paesi, che siamo poi paesi industrializzati, quelli in cui questo è accaduto, non è che è accaduto in tutto il mondo, cioè in buona parte del mondo le cose sono andate meglio, è nei paesi industrializzati che ovviamente via via che si suturava la grande divergenza storica tra i paesi sfruttatori e i paesi sfruttati, è chiaro che i danni di questa convergenza venivano a cadere sui paesi già sfruttatori, che perdevano risorse, perdevano lavoro, perdevano reddito. Questo. Allora, quello che accade in questo paese è che coloro che hanno perso o pensano che stanno perdendo sono critici verso coloro che hanno governato fino a quel momento, perché li accusano di non averli difesi abbastanza. E qui c'è tutta la vicenda che Massimo e io potremmo anche così esaminare, le nostre responsabilità di sinistra negli anni passati nell'accorgerci troppo tardi, se vogliamo, no, di quello che stava accadendo. Benissimo. Ma se al cuore di questo fenomeno che è venuto accadendo c'è una evoluzione economico-finanziaria generale che ha portato alcuni a guadagnare comunque ed altri a perdere, che ha portato l'1% in diversi paesi ad appropriarsi di oltre il 50% della ricchezza prodotta, l'analisi sulla base della quale sono le élite precedenti il nemico di classe non è, io l'ho detto scherzosamente, ma in fondo è vero, se valesse l'Italia come punto di riferimento, sostituire a Marx ed Engels stella e rizzo e quindi fare forse un passo troppo lungo nell'interpretazione del reale, per cui, per dire, fermiamoci almeno ad Arendorf, che riconosceva lui stesso l'esistenza della conflittualità da situazione nel processo produttivo e nel sistema economico. Quindi qui si aprono diverse questioni sul modo in cui si dovrebbe affrontare il tema della rottura della coesione sociale e della sua ricomposizione. Sì, appena tocchi questi temi viene fuori un po' di tutto, anche perché sia Bobbio che Sartori erano ugualmente preoccupati dalla società, cioè questo, dalla dinamica della società italiana. E vorrei chiedere a Massimo D'Alema che cosa pensa che sia successo con riferimento a quello che i due analizzavano
che poi non ha tenuto, che quindi ha aperto spazi a posizioni che né l'uno né l'altro condividevano per moltissime buone ragioni. Qualcosa hai detto prima relativamente alla strutturazione della politica. Ecco, secondo te hanno individuato i punti sui quali la politica si stava destrutturando? Quando parlavi con Bobbio nel 94, che tipo di interpretazione pensosa? Intanto voglio dire che condivido il punto di partenza di Giuliano, cioè siamo di fronte a due grandi pensatori che hanno rappresentato, si vuole, due volti in parte non del tutto coincidenti, di una visione liberal-democratica. E in un paese e di una idea della democrazia, tipo schumpeteriano, competitivo, in un paese in cui dominavano grandi culture organicistiche. Quindi da questo punto di vista hanno rappresentato, diciamo, uno stimolo culturale, una sfida, una battaglia di minoranza, ma, se si vuole, lungimirante. E un secondo aspetto, un fortissimo elemento di sprovincializzazione dell'Italia. E tutti e due, in modo particolare Sartori, sono stati intellettuali di una dimensione internazionale, diciamo, legati a grandi filoni del pensiero internazionale, mentre, diciamo, il dibattito culturale italiano è stato a lungo un dibattito del caso italiano. Diciamo, ecco. Quindi da questo punto di vista c'è qualcosa che li avvicina, anche se è chiaro che Bobbio ha sviluppato, come dire, il filone socialista di una cultura liberal democratica. Insomma, lei era un militante socialista, era un uomo potremmo definire il padre della sinistra democratica in questo paese, perché se a un certo punto la sinistra, di fronte alla sconfitta del comunismo, eccetera, si è ricostruita come sinistra democratica, insomma, questo in parte lo si deve anche al suo contributo di pensiero. Da questo punto di vista Bobbio è un uomo che ha avuto una incidenza maggiore sulla storia politica italiana, in particolare in quel momento, in quel passaggio, perché lui da una parte, diciamo, era dalla parte dei vincitori dentro la sinistra, di quelli che devono dire finalmente, dall'altra parte però avvertì la preoccupazione che la caduta del comunismo si portasse via anche la sinistra. E la preoccupazione per la giustizia sociale. E per la giustizia. Io infatti, una cosa che curiosamente lo accomuna ad un altro, quando io andai a incontrare come primo presidente del Consiglio, ex comunista, primo e unico, diciamo, pare, non credo che oramai, anche per ragioni generazionali, persone che sono state nella segreteria del PC che diventino presidente del Consiglio, non credo ce ne saranno altri. Oramai è finita, e quando andai a incontrare Papa Giovanni Paolo II, lui mi disse una cosa folgorante, quando rimanemmo io e lui, mi disse: io ho combattuto tutta la vita il comunismo, ma ora che non c'è più il comunismo mi domando chi difenderà i poveri. Cioè, io rimasi colpito, diciamo, e vorrei dire, per certi aspetti, Bobbio aveva lo stesso assillo, lo stesso approccio, mentre questo assillo non fu quello di Giovanni Sartori, diciamo. Studioso della politica, straordinario, studioso, per me è stato, diciamo, l'uomo che mi ha aperto l'orizzonte di quell'esame comparato dei sistemi politici, diciamo, di cui avremmo dovuto farne migliore uso, diciamo. Io ci ho anche provato in una certa misura, perché è stato un enorme contributo alla sprovincializzazione e anche a quel tanto di boria di una certa cultura italiana, in particolare, se si vuole, quella comunista, di concepire la diversità del nostro paese come chissà quale vantaggio. La famosa anomalia positiva. Io scrissi un libro polemico verso questo, fin dal titolo, cioè fare dell'Italia un paese normale, dove
l'idea era proprio quella che quell'anomalia non era positiva, che noi dovevamo cercare di diventare una democrazia normale di tipo europeo, una democrazia aperta, competitiva, in grado di promuovere il ricambio della classe dirigente. Ora, chiaro che questa visione qui, che a un certo punto è diventata la visione della sinistra democratica di questo paese, è stata una grande vittoria culturale di Bobbio Sartori, parliamoci chiaro, perché quali potevano essere i riferimenti di questa impostazione nella tradizione italiana? Ecco. Quindi, da questo punto di vista, siamo stati debitori, in particolare nel momento in cui abbiamo cercato di costruire quella democrazia aperta e competitiva nel nostro paese. Non ci siamo riusciti, cioè, parliamoci chiaro, per una certa fase sì, ha funzionato, diciamo, con le imperfezioni che Sartori, diciamo, con le imperfezioni di una legge elettorale maggioritaria che faceva aumentare i partiti anziché farli ridurre, perché fu un marchingegno italiano, non per colpa del principale autore, diciamo, ma per colpa di alcuni colleghi di partito di Giuliano Amato. No, quello fu l'equilibrio, no, che alla fine si trovò, ci sono tante responsabilità, eccetera. E tutti e due legati ad una idea della democrazia parlamentare, ma Sartori, secondo me, con un elemento più raffinato, perché in Sartori c'era questa idea più complessa della macchina istituzionale e del ruolo di motore di riserva, come scriveva lui, della Presidenza della Repubblica, cioè un'attenzione ai meccanismi di funzionamento della democrazia parlamentare e al fatto che possono incepparsi e che quindi c'è bisogno di una costruzione. Mentre in Bobbio un certo timore, diciamo, una opposizione di principio a forme presidenzialistiche, cioè era molto più forte, perché era figlio della storia democratica italiana, parliamoci chiaro, per i democratici italiani l'idea di un uomo al comando evocava inevitabilmente l'esperienza del fascismo, insomma, quindi in questo c'era proprio una obiezione culturale. Sartori no, Sartori c'era un'analisi dei sistemi politici mondiali, c'era un approccio diverso. Punto, politologo integrale, come scrivi tu a un certo punto di questo tuo libro. Quindi siamo debitori, perché a un certo punto, quando questo paese si è incamminato sulla strada di una democrazia europea, in fondo a quali sorgenti culturali poteva attingere, diciamo, nella tradizione culturale italiana? Bobbio e Sartori, in modi diversi, sono stati due riferimenti ineludibili, diciamo. Cosa non ha funzionato? Molte cose. Intanto non ha funzionato il fatto che questa fase non avrebbe dovuto accompagnarsi ad un rinnovato patto, una sorta di riconoscimento reciproco. Poi, questo secondo me era il valore del tentativo della bicamerale. Al di là delle soluzioni, diciamo, era l'idea che in qualche modo i soggetti, insomma, le democrazie competitive funzionano se c'è un quadro di valori comuni molto robusto, di regole, di valori comuni molto robusto. In Italia questo non c'è e non si è riusciti ad arrivare ad una legittimazione reciproca, diciamo, per molte ragioni, che avrebbe dato una cornice molto più robusta al sistema, diciamo, dell'alternanza. E poi paradossalmente, parliamoci chiaro, il libro l'allievo ha ereditato un certo distacco verso le due grandi culture organicistiche della democrazia italiana, però quei due partiti hanno avuto un merito e precisamente, diciamo, citando un altro grande intellettuale tedesco in questo caso, hanno avuto il merito che hanno nazionalizzato le masse in questo paese. Hanno civilizzato un popolo che era scarsamente avvezzo alla democrazia e aveva anche uno scarso senso dello Stato. E
quando è venuto meno, diciamo, la presenza di corpi intermedi e anche di apparati ideologici, perché parliamoci chiaro, non erano solo corpi, erano anche grandi macchine pedagogiche, lo era il mondo cattolico in tutta la sua complessa strutturazione e lo era il mondo comunista. Quando sono venute meno queste grandi macchine, l'illusione di Bobbio del cittadino, dell'educazione civica dei cittadini, cioè, si è rivelata un'illusione in questo paese, anche perché è emersa tutta la debolezza della struttura statale e quindi del livello di formazione civica degli italiani. Cioè, paradossalmente, che i due partiti, con tutti i loro limiti, insomma, la Democrazia Cristiana ha contenuto l'animus reazionario della piccola borghesia italiana, l'ha governato, l'ha dominato, lo ha, come dire, reso compatibile con il sistema democratico. E il PC ha trasformato il sovversivismo anarcoide, diciamo, delle plebi in partecipazione alla vita politica. Cioè, hanno svolto un ruolo importante nella storia nazionale. Questo contesto, diciamo... Lo dico così criticamente, no, non è possibile. Beh, insomma, c'è un certo tono, come dire, ma questa roba qui, ecco, sì. È un movimento alemiano, ecco. Questo. E lo dico perché poi ci siamo accorti di come il venire meno di questi grandi apparati ideologici, pedagogici, insomma, ha fatto venire alla luce, ecco, tutta questa esaltazione un po' acritica della società civile versus i partiti. La società civile poi è quella lì, adesso ce l'abbiamo al governo, finalmente ha vinto la società civile, auguri, auguri. E sono quelli lì, non è che c'era un'altra società civile, qui c'è stato un equivoco di fondo, cioè qualcuno ha pensato che la società civile fosse il salotto di casa sua, ma non è così. Ecco, quindi questo è una parte. Poi ci sono le questioni che dice Giuliano, che sono grandissime. È chiaro, noi siamo immersi in un processo mondiale in cui il tema della democrazia si misura con quel processo di svuotamento dei poteri democratici che consiste nell'accumulazione di poteri sovranazionali che non sono controllati da nessuno, parliamoci chiaro. E questo processo di globalizzazione ha prodotto dappertutto un aumento delle diseguaglianze, ma c'è una differenza a cui Giuliano accennava, che mentre in Cina alcuni diventano molto ricchi e altri diventano meno poveri, le diseguaglianze sono enormi, ma è una società che nel complesso cresce, il che garantisce coesione sociale, perché tutto sommato, diciamo, e da noi la diseguaglianza ha avuto un effetto lacerante, in assoluto è meno grave, però ha avuto questo effetto di lacerazione della società, perché una parte è andata verso l'alto, una parte è andata verso il basso. Questo ha riguardato tutto il mondo occidentale. Quando tu dici ai cinesi, no, voi dovete farvi carico del fatto che l'Occidente è tra i perdenti, in realtà le tensioni, il nazionalismo, il protezionismo nascono da questo, loro danno una risposta, perché è stata a me, discutendo naturalmente a un certo livello, non col cinese medio, quello ti dice, guardate che non è vero. Perché in Occidente, è vero, ci sono quelle classi medie che si sono impoverite, quei lavoratori che hanno perso diritti, ma ci sono anche quella minoranza che ha guadagnato di più dalla globalizzazione. E una parte dei vostri problemi non derivano da noi, ma derivano dall'egoismo delle oligarchie dei vostri paesi. Questo è un grande problema, c'è un pezzo del mondo occidentale che oramai è un'elite globale, è un'elite che non ha patria. È un'elite che non ha patria. Io non voglio, perché sarebbe impietoso, fare l'elenco degli italiani che hanno contato moltissimo nella vita del nostro paese, in questi anni, essendo cittadini svizzeri, lussemburghesi, di Monte Carlo. C'è un'elite che non ha patria. Che non sarebbe la versione positiva del cosmopolitismo. Esatto, no, esatto, che non è la versione positiva del cosmopolitismo. E quindi la comunità nazionale rischia di rimanere quella degli sfigati, che come tali sono arrabbiati.
comprensibilmente, poi si arrabbiano magari con le persone sbagliate, diciamo, però che siano arrabbiati è comprensibile. Allora, questo pone la democrazia di fronte a sfide che erano completamente, che sono completamente inedite, anche perché, diciamo, la democrazia è stata pensata, le sue regole, eccetera, come qualcosa che si giocava dentro la comunità, il campo di gioco era la nazione. Qui è innanzitutto il campo di gioco che è stato messo in discussione. E quindi veramente siamo di fronte ad una sfida immensa, perché o si costruiscono gli strumenti della politica in grado di governare i poteri nuovi, e che alcune di queste cose erano intuite, ma noi oggi siamo oltre l'homo videns, parliamoci chiaro, ci sono noi... Chiunque abbia in tasca questo, cioè tutti, no, io no. Viviamo in un mondo diverso. Questi qui sanno tutto di noi. Questo oggetto sa di me molto più di quello che sanno i miei figli e mia moglie. Io quando entro in macchina e attraverso Bluetooth il computer di bordo si succhia il mio telefono, mi esce la scritta: la strada per andare a Otricoli, dove io vado spesso in campagna, è sgombra. Il traffico è scorrevole. E non gliel'aveva chiesto nessuno. Non gliel'ha chiesto nessuno. Io mi sento pedinato. Questa macchina qui sa di che cosa mi occupo, quali sono i siti che mi manda la pubblicità che è misurata sulle mie preferenze, sulle mie cose. Sa dove mi trovo. Sa dove vado. Buttalo. No, buttalo, sì, ma non è che risolvi il problema se lo butti. Ma insomma, ti tieni un telefonino. Non risolvi il problema se lo butti, ma è chiaro che questo cambia i caratteri della società in cui viviamo. E il fatto che questo fa capo, è uscito un bellissimo libro sul come Google, Amazon, Facebook, cioè, controllano la nostra vita, fa capo a dei poteri totalmente incontrollabili. Questi signori... E operano in Europa, hanno queste norme e pagano meno tasse di un medio imprenditore alla Brianza. Ma che cavolo più di democrazia? Qui non è il problema della diseguaglianza. È chiaro che questo mette in discussione i caratteri della democrazia in modo radicale. O la politica si mette in grado di affrontare queste sfide con energia. La forza dei cinesi sta qui, perché loro in questo lo fanno in modo autoritario. Benissimo. Però è un paese in cui la politica è ancora al comando. E no, se dobbiamo controllare i cinesi non li fanno controllare a Google, li controllano loro. Benissimo. Naturalmente questo non è piacevole. Comunque la politica è al comando. In Occidente la politica ha perso il comando. E questo è un problema che mette in discussione radicalmente le idee che abbiamo maturato sulla democrazia e ci pone di fronte a problemi del tutto inediti, come si direbbe. Ha ragione, cioè sarebbe utile avere il conforto di grandi pensatori democratici, ce ne saranno di nuovo, bisogna sempre avere fiducia nel futuro, diciamo. Qualche allievo magari. Non so, non si intravedono. Posso, siete stati straordinari, vi ringrazio per il vostro tempo. Posso chiedervi una battuta su dove siamo? Dove siamo in questo paese? Chiedilo al telefonino di Massimo. Lui lo sa. C'è scritto. Ma non, questo, secondo me questo non c'è ancora scritto. A che punto siamo in questo paese in Europa? Cioè che cosa sta succedendo? Che tipo di fenomeni intravediamo? Sta succedendo ovviamente quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, con alcune differenze da paese a paese. In tutti i paesi europei si fa sentire questo fenomeno di una scontentezza diffusa per perdita di terreno, la percezione che c'è che in altre parti del mondo il cosiddetto ascensore sociale ha
continuato a funzionare nella direzione giusta, magari un po' più lentamente, mentre da noi prima aveva dato la sensazione di fermarsi e poi ha cominciato a funzionare alla rovescia, a far scendere. E quindi si è creato il fenomeno più pericoloso per la stabilità sociale, che è quello che da noi cominciò ad essere descritto da Ranci Claudio, non Pippo, quando scrisse un bel libro sui ceti vulnerabili, identificando questi ceti in quelli al confine tra il medio e il basso dei redditi, che basta poco perché si ritrovino nel basso, no? La perdita del lavoro da parte di un componente, il non aver pagato della famiglia, il non aver pagato due rate del mutuo e vedersi sottratta la casa, eccetera. Allora, non dimentichiamo, insomma, per chi ancora ricorda queste cose o le ritiene importanti, che il fondamento sociale del fascismo fu la vulnerabilità autopercepita della piccola borghesia, in effetti più ancora che non i grandi che pagavano le squadracce, però il sostegno venne dalla piccola borghesia che si sentiva. Ecco, l'effetto di sconvolgimento che possono provocare questi fenomeni appunto è testimoniato già da quella vicenda. Perché è mia convinzione che questi fenomeni, se prendono piede, se trovano modo di avere un'espressione politica maggioritaria, possono portare verso l'autoritarismo, che non è quello dei cinesi, perché quello dei cinesi è tutta un'altra cosa, poi è un misto tra una tradizionale cultura oligarchico-mandarina, diciamo, che è una tradizione che ha anche tanti aspetti positivi che si notano nella qualità della classe dirigente che quel sistema seleziona, e poi il Partito Comunista che è subentrato, quel Partito Comunista, con relativa facilità su quella cultura, perché l'ha fatta propria, quindi è un fenomeno diverso. Ora, questi fenomeni girano per l'Europa con consistenza diversa. In Italia sembrano aver avuto con filoni differenti più forza, secondo me per una ragione che riprende un punto che toccava prima Massimo, cioè qui non ci sono soltanto i nuovi losers, i ceti vulnerabili, ma c'è una componente che già Gramsci aveva identificato dell'elettorato italiano. Certo, lui lo legava molto al fatto dell'analfabetismo, della società contadina sfruttata, ma è in realtà un tratto ribellistico che è presente in una buona parte, anche a prescindere dal livello di istruzione, che prima i grandi partiti e poi, a suo modo, anche la Forza Italia di Berlusconi avevano contenuto, perché l'anti-establishment che aveva già preso a maturare negli anni 90, come dimostrarono i referendum che erano contro i partiti di grande successo nei primi anni 90, questo venne canalizzato dentro Forza Italia e in qualche modo istituzionalizzato. Questo va riconosciuto. Che poi i grandi partiti del passato avessero assolto comunque ad una funzione educativa dei propri militanti, e che diverso sia stato il ruolo di Forza Italia è innegabile, però erano in quel recinto. Non a caso, quando quel recinto
perde la sua consistenza, ecco, l'ultima difesa cade e il ribellismo, ovviamente aiutato e accentuato dal contestuale fenomeno della diffusione dei social, eccetera, eccetera, si congiunge alla vulnerabilità ferita dall'andamento della vicenda economico-sociale e quindi non a caso l'Italia è l'unico paese nel quale i partiti tradizionali sono totalmente fuori e sono ormai minuscole opposizioni. Il resto d'Europa è in una condizione diversa e questo ha la sua importanza, che il resto d'Europa sia in una condizione diversa, anche perché apre la prospettiva a ciò che un'analisi meno stellerizzo e più marxiana della nostra realtà economico-sociale porta immediatamente a porre come tema prioritario: il governo sovranazionale essenziale a controllare i poteri che sono emersi e che esorbitano dai confini nazionali. E quindi appunto che l'Europa continui ad esserci, intanto può far porre il problema di una tassazione di profitti che, maturando come maturano, non pagano da nessuna parte, in effetti. E non a caso è stata poi la Commissione europea quella che ha imposto la sanzione corrispondente a ben 12 miliardi di euro per le tasse non pagate in Irlanda da questi qua. E qui certo c'è tutta una prospettiva che, ecco, francamente davanti alla quale mi piacerebbe avere 20 anni anziché 80, ecco, perché io questo lo dico ormai, porto il mantello a ruota e fo il notaio, cioè il giudice, non mi occupo di politica, so che non lo farò mai più, però non posso dimenticare che io vengo da una storia politica che nasce in un movimento internazionale, nella convinzione che le battaglie che contano si fanno ad un livello sovranazionale. Poi questo movimento, per una serie di ragioni, è stato attratto entro i confini nazionali, ha trovato le sue vittorie, i suoi insuccessi, comunque il suo campo di battaglia entro gli stati nazionali. Ora per Bacco sarebbe di nuovo il momento per tornare ad avere una prospettiva sovranazionale della politica, che è l'unica che ti permette di essere interlocutore appunto di chi i confini nazionali non li conosce. Ma anche qui, come ci vogliono altri professori giovani, ci vogliono giovani anche che vogliano far questo. Vuoi dire qualcosa sul sovranismo in un solo paese? No, io sono una... Previsioni si possono fare, siamo tra amici, tra pochi, diciamo. Ho una previsione piuttosto divergente. Cioè, da una parte penso che l'Europa vive un passaggio importantissimo, delicatissimo della sua storia, perché da una parte deve fronteggiare questi fenomeni di rivolta popolare, diciamo, con diversi focolai, diciamo, all'interno dell'Unione, e dall'altra parte è in uno scenario geopolitico in cui rischia di essere stritolata dal crescente confronto sino-americano. Insomma, alcune delle maggiori potenze hanno come obiettivo dividere l'Europa, non era mai stato così. Io credo che la classe dirigente europea reagirà. Per quello che conosco io, è abbastanza lì in giro. Io penso che noi avremo un Parlamento europeo in cui le maggiori famiglie politiche saranno indebolite, ma continueranno ad avere in mano la maggioranza. E come è avvenuto in altri momenti della storia europea, questa situazione di emergenza potrebbe spingere a scelte coraggiose.
sul piano dell'integrazione della politica estera, della politica di difesa, sul piano di un orientamento di politica economica meno ordoliberista, diciamo, più propositivo, più propulsivo. E io, la nuova intesa europea passerà tra i democristiani, saldamente a guida tedesca, i socialisti, e secondo me la guida si sposterà verso il mondo iberico, il mondo dove i socialisti mantengono maggiore vitalità, che vuol dire anche una presenza importante nel Parlamento europeo, e se Sanchez ce la fa, diciamo, il capo di governo più importante in Europa. Quindi ci sarà una certa coincidenza tra l'equilibrio intergovernativo, Macron, il quale guiderà il gruppo liberal-democratico, che con i suoi... Secondo io vedo una certa coincidenza tra l'equilibrio politico, passerà nel rapporto di queste tre grandi famiglie politiche, e l'equilibrio intergovernativo, e non escludo che in questo ambito possa maturare un passo in avanti anche importante per l'Europa, possa essere una legislatura importante, al di là delle previsioni, sembra un momento di crisi. Ma in altri momenti di crisi c'è stata una capacità di reazione. Cioè la classe dirigente europea è veramente con le spalle al muro. E o fa un salto di qualità, di coesione, di solidarietà al suo interno, oppure rischia di essere stritolata. E io non credo che si faranno stritolare. L'Italia invece aveva i margini, come paese e come politicamente. Abbiamo una rappresentanza, sono anche delle brave persone alcuni, diciamo, ma sono, come dire, finiremo abbastanza ai margini di questo processo. Siamo guardati come un malato, ecco, sostanzialmente. Non credo che saremo uno dei paesi da cui passa questa possibile ripresa europea. Adesso io mi sbaglio, ma io vedo che ci sono le possibilità che venga fuori proprio dalla difficoltà. Un passo in avanti, cioè una commissione autorevole e un passo in avanti sul piano delle politiche, cioè un'interpretazione veramente coraggiosa della flessibilità, e sul piano politiche economiche e sul piano ancora di più per certi aspetti della integrazione di politica militare, di politica estera, di sicurezza e di politica estera. Purtroppo, diciamo, non riesco a vedere come noi riusciamo ad avere un peso significativo in questo momento. È un peccato, perché diciamo, questa marginalità dell'Italia, qui l'Italia si è autocondannata democraticamente, diciamo, non è che è un complotto contro di noi, questa marginalità indebolisce questa prospettiva europea. E sempre di più, in certi contesti, la Spagna è punta a sostituire. Parliamoci chiaro, diciamo, è accreditata per sostituirci, diciamo, in un equilibrio ragionevole fra mondo germanico e mondo mediterraneo. Quindi per noi il rischio è grave, per l'Europa invece io non sono del tutto pessimista, proprio perché la tradizione europea ci dice che è nei momenti di maggiore difficoltà che l'Europa ha fatto i passi in avanti più coraggiosi. Io sono tendenzialmente d'accordo, e in questi casi sono preoccupato, ma non dall'accordo. Sono preoccupato perché temo sempre che le mie speranze mi tocchino la mia capacità analitica. Le mie speranze sono che l'Europa sia non solo un'ancora di salvezza, ma che sia molto di più, cioè sia qualcosa che si muove in maniera più rapida, però non vedo nessuna chance che siano gli italiani che mettono in movimento quello. Continuo a pensare, e ho delle prove, che a livello europeo siamo considerati non credibili, non affidabili, e quindi non avremo più, fra l'altro, non avremo più le cariche di cui godiamo adesso. Vorrei dire che hanno ragione. Sì, sono convinto. Non avremo il Presidente del Parlamento europeo, non avremo il Presidente della Banca Centrale europea, dovremo scegliere un commissario adeguato, e se viene lottizzato tra il Movimento 5 Stelle
e la Lega non so neanche chi possa venire fuori come capacità di rappresentare non solo l'Italia ma una certa visione dell'Europa. Ciò detto, io vi ringrazio, siete stati molto gentili e devo dire anche molto stimolanti da moltissimi punti di vista. Spero che ci abbiano registrato e ringrazio coloro che sono stati qui. Mi auguro che considerino l'ora e mezza passata con noi qualcosa di utile, di interessante, di significativo. Non mi capita tutti i giorni di discutere con due ex presidenti del Consiglio, ex ministri di vario genere. Io ne sono lietissimo e soprattutto ne sono lieto, se posso dire così, anche per Sartori e Bobbio, che meritano certamente di essere non solo ricordati ma anche utilizzati nelle analisi della politica non solo italiana. Grazie. Grazie. Bene.